Possiamo partire sulla sicurezza, che è un elemento, diciamo un argomento che ultimamente non è all'ordine del giorno, in quanto ovviamente le notizie sono tutte rivolte ovviamente ad analizzare la crisi finanziaria. Purtuttavia, essendo un obbligo di legge, in una situazione di crisi, di forte crisi finanziaria, ovviamente non ci sono risorse finanziarie da investire nella formazione dei lavoratori. Ovviamente la possibilità di poter formare i propri dipendenti in questo campo in modo gratuito, ovviamente, vuol dire ottemperiamo a un obbligo normativo, ma soprattutto a un obbligo civile e di civiltà del lavoro. Il secondo elemento, l'importanza e profondità che ha comunque della formazione continua, è che in una situazione di crisi economica, di destrutturazione del nostro tessuto industriale, la possibilità di continuare a investire in risorse umane, che sono l'unica possibilità di ripresa di questo paese, perché ovviamente se non investiamo, quando ci sarà una congiuntura economica più favorevole, non avremo più l'impresa, non avremo più le competenze. Quindi la possibilità di continuare a investire nelle risorse umane, che sono il futuro delle imprese ma il futuro del paese, è un elemento innanzitutto necessario a mantenere il nostro tessuto industriale, ma soprattutto è un messaggio di speranza per le nostre imprese e i nostri lavoratori. Quali sono le prospettive di Fonditalia? Nel 2014 cosa avremo? Quali progetti metterà in campo? Nel 2014 noi abbiamo una previsione di crescita ulteriore, e speriamo che sia confermata l'anno prossimo, ma abbiamo in progetto, in realtà in fase avanzata di realizzazione, ulteriori novità in termini di semplificazione per le nostre imprese, un ulteriore potenziamento degli strumenti che consentono di mettere in rete i piccoli, tutto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che consentono ovviamente le piccole imprese che sono sparpagliate dal territorio, che hanno problemi di coesione territoriale, di avere degli strumenti, cioè noi tendiamo a raggiungere le imprese lì dove sono, a prescindere dalle loro dimensioni e a prescindere anche in qualche modo dalla loro capacità organizzativa, cerchiamo di sopperire alle loro necessità in modo da dargli uno strumento, come dire, adeguato alle loro necessità formative.